luogo estremo e di estremi, luogo di salto nel virtuale, in un mondo che è altro, popolato com'è da creature inusuali. La disco era un palcoscenico. Ho sempre avuto l'impressione che noi fossimo un mondo parallelo. Quello che io ho vissuto per tutto quel periodo non era la normalità, era qualcosa di straordinario. Il ballare è un'esperienza culturale. Ci sono passati gli artisti pazzeschi. Il Living Theater, l'Open Theater, Carmelo Bene. Questo disgiochi che saliva e scendeva con l'ascensore. Persone nude, sdraiate per terra, con dei vetri, la gente ci passava sopra. Era questa astronave di 3.000 persone ogni sera, da tutte le parti d'Italia e d'Europa. 1.500 persone di venerdì, le 2.000 e passa il sabato, le 3.000 magari la domenica pomeriggio. Erano numeri enormi in Italia, enormi. Noi sentivamo proprio la terra sotto i piedi che si muoveva e noi stavamo dentro, nel magma.